Il 23 settembre del 1945 dei terreni vennero concessi alla cooperativa Silvestro Fiore, tutto questo in provincia di Foggia, siamo nel comune di Foggia, scusate, siamo in Puglia. Della storia di questi terreni e naturalmente delle persone che lì lavorano, noi ce ne interessiamo e ce la facciamo raccontare dal giornalista Gianni Lannes. Benvenuto a Radio Radicale. Grazie, buonasera. E allora, in questa storia sentiremo i nomi di molti prefetti, di sindaci e anche la società della Marcegaglia. Da dove iniziamo? Ma partiamo innanzitutto dalla concessione di questi terreni che erano paludosi alla fine della Seconda Guerra Mondiale. C'era un decreto legislativo del 1944 che assegnava alle cooperative agricole i terreni incolti e abbandonati. E quindi il 23 settembre del 1945, in base a questa norma legislativa, 240 ettari praticamente palude, non a caso la zona si chiama Piana Palude, a ridosso del santuario dell'Incoronata, a 10 km circa dal capoluogo provinciale di Foggia, vennero assegnati alla cooperativa La Terra Silvestro Fiore. Silvestro Fiore era un sindacalista assassinato nei primi anni del Novecento proprio a Foggia. Si tratta appunto di lavoratori che hanno bonificato per 2 generazioni quei terreni, li hanno resi fertili, hanno coltivato il grano, ci sono vigneti e colture di ogni genere in sostanza. A metà degli anni 90 sale sulla scena politica un parlamentare dell'MSI, Paolo Agostinacchio, già avvocato di Pasquale Casillo, accusato di mafia, e il quale proprio nel 1995 rivendica la proprietà di questi terreni e apre un contenzioso legale in sede civile, nel senso che cita la cooperativa perché ritiene che esista un contratto di fitto di locazione di questi terreni. In realtà i terreni sono stati concessi appunto con un decreto governativo ad hoc nel 1945, soltanto un decreto governativo motivato potrebbe revocare la concessione dei terreni. Quindi si parte nel 1995, ci sono anche dei contatti perché chiedevano alla cooperativa di comprare i terreni, chiedevano chiaramente una quantità di denaro che i lavoratori della terra non potevano assolutamente permettersi. E li hanno trascinati in giudizio in sede civile per anni. Fino a quando, nel maggio dello scorso anno, la Cassazione ha stabilito che non esisteva alcun contratto di locazione tra la cooperativa La Terra Silvestro Fiore e il Comune di Foggia. E in ogni caso, i soci della cooperativa, questi lavoratori, avevano diritto alle migliorie evidentemente apportate, che erano state riconosciute anche con una stima del Comune di Foggia. Ma questo comune versa in pessime condizioni finanziarie, in stato di dissesto. E quindi vuole praticamente, anzi ha usurpato in effetti qualche giorno fa, il 30 marzo, con un'operazione di polizia di stampo cileno, se vogliamo così definirla, perché sono arrivati un centinaio tra poliziotti, carabinieri in tenuta antisommossa, che hanno portato mezzi pesanti per distruggere i raccolti, e così è stato in parte. Nonostante i soci della cooperativa avessero informato dettagliatamente anche il nuovo prefetto di Foggia, il dottor Monteleone, che è subentrato al collega Antonio Nunziante, trasferito recentemente a Potenza, il quale qualche mese fa, esattamente il 22 novembre del 2011, e non ha ancora mai ritrattato, non ha chiesto scusa, aveva pubblicamente asserito, parlando al presidente della cooperativa, la signora, una signora anche di una certa età: vi faccio sgomberare con la forza da 100 uomini delle forze dell'ordine, senza riguardo per malati, donne, anziani e bambini. Io me ne ero occupato in qualità di giornalista del quotidiano L'Unità, abbiamo fatto un approfondimento, e poi alcuni parlamentari radicali, un'interrogazione che ha avuto recentemente una risposta da un sottosegretario. Era stato assicurato che non avrebbe usato la forza pubblica per questo atto di forza, invece non è stato così. Sono arrivati la mattina del 30 marzo, venerdì, alle 9 circa, e hanno portato dei mezzi pesanti, dei cingolati, delle ruspe per distruggere i raccolti. Sono entrati nelle abitazioni, nei magazzini, hanno filmato addirittura il malore di un ragazzo di 20 anni, Daniel,
praticamente non hanno esibito un mandato, uno straccio di mandato della procura, e non hanno esibito neppure un tesserino di riconoscimento, nulla di tutto questo, hanno semplicemente usato violenza verso persone estremamente pacifiche e anche di una certa età che hanno direi come unica forse responsabilità quella di restare ostinatamente legati alla terra che coltivano appunto da due generazioni. Ed ora? Ma ora ci sono pattuglie di vigili urbani che impediscono l'accesso all'area e questo è decisamente grave perché ci sono dei raccolti, frutti pendenti, queste 30 famiglie, perché si tratta appunto di 30 famiglie, vivono solo di questi proventi. Uh-huh. E in ogni caso è stato accertato anche sulla base di un'inchiesta negli archivi di Stato, l'archivio di Stato nazionale, che il comune di Foggia non è proprietario di questi terreni, anzi esplicitamente la cooperativa aveva chiesto comunque di esibire un documento, un atto legale di proprietà dei terreni e questo insomma nel corso dei mesi non è mai avvenuto e la dice assolutamente lunga. In realtà è un'operazione speculativa perché si è trattato di una autentica usurpazione di terreni, si tratta di ben 240 ettari che fanno gola e questo comune ha già autorizzato due inceneritori di rifiuti in maniera illegale. Uno addirittura una società immobiliare che non ha esperienza nel campo di Bergamo, addirittura una società in terra, e di un'altra società Ecoenergia di un cugino del sindaco Gianni Mongelli, si tratta di un ingegnere Marcello Salvatori e queste due procedure risultano assolutamente illegali, addirittura a 30 metri dalle abitazioni di un altro borgo, Borgo Eridania. Nell'area c'è da dire che ci sono altri progetti speculativi, non proprio nel comune di Foggia ma a ridosso, quindi a qualche chilometro. Si tratta del più grande inceneritore mai costruito nel mezzogiorno d'Italia e della società ETA, riconducibile al gruppo Marcegaglia, anch'esso finanziato illecitamente con denaro pubblico, contratto d'area di Manfredonia nel 1999. Si presentarono all'epoca un progetto per una piccola centrale a biomasse e questo progetto venne bocciato perché volevano costruirlo all'interno a ridosso del sito Enichem, ma Manfredonia non è neppure bonificato. Poi ne presentarono un altro di progetto nel 1997, anch'esso bocciato, e poi nel 99, infine, questo progetto qua. Hanno praticamente barato perché non avevano le carte in regola, i requisiti, non erano neanche proprietari dei terreni. E ciò nonostante fu realizzato un accordo di programma tra il sindaco di Manfredonia, all'epoca Paolo Campo del DS, e l'allora governatore regionale Raffaele Fitto. In base a questo accordo di programma hanno praticamente localizzato un'area, una tra le aree più pregiate dal punto di vista agricolo della Capitanata, e in sostanza hanno mandato avanti un'altra società edile di Manfredonia per fare acquisire i suoli nel 2001, poi venduti alla società ETA del gruppo Marcegaglia nel 2004. Quindi dicevo, hanno percepito questo finanziamento illegalmente, illecitamente nel 99, contratto d'area secondo protocollo di 40 miliardi e 300 milioni di lire. Il progetto non è stato mai sottoposto a valutazione di impatto ambientale, si tratta di una centrale, di un inceneritore di rifiuti chiamato impropriamente termovalorizzatore, che ha una potenza termica di quasi 70 megawatt. E quindi né valutazione di impatto ambientale, tantomeno soprattutto violazione della Convenzione europea di Aarhus che prevede la partecipazione attiva dei cittadini. Stiamo parlando di un'area dove vivono più di 700.000 persone e l'economia è prevalentemente agricola. Quindi nulla di tutto questo, quindi in violazione proprio di questi principi giuridici italiani e comunitari. Recentemente il Comune di Cerignola ha presentato un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e si è in attesa di un pronunciamento. Senti, al Presidente della Repubblica questi contadini hanno scritto un appello? Sì, hanno scritto un appello ma non hanno avuto alcuna risposta, a dire il vero, quindi sono passati anche dei mesi e la cosa più grave è che comunque hanno perso la possibilità di tornare sui propri terreni perché ci sono appunto i vigili urbani che pattugliano quest'area e impediscono proprio l'accesso addirittura su una strada pubblica, si tratta di strade pubbliche e questo neanche insomma è impensabile, ci sono coltivazioni che meritano cure, ci sono serre, si coltivano pomodori, comunque produzioni orticole che hanno bisogno di cure costanti, certo. E questa gente non ha altre attività lavorative, altri proventi, vive di questo lavoro da due generazioni. Senti, tu dicevi i terreni non sono del comune, di chi sono? I
terreni sono terreni dello Stato, abbandonati, mai coltivati, paludosi, erano terreni mai utilizzati appunto perché c'era la malaria, e quindi questa cooperativa li ha praticamente resi fertili, li ha bonificato, ha realizzato le strade, e ha portato l'acqua, quindi ha sistemato il regime idraulico dei torrentelli che c'erano nella zona. Come di Foggia praticamente è subentrato in una seconda fase chiedendo una tangente, e all'epoca chiaramente la cooperativa non sapeva quali erano le condizioni storiche e hanno pagato questa tangente fino alla metà degli anni 90. Poi si sono resi conto che effettivamente le cose non stavano così. Cioè, spieghiamo, capisco concettualmente tangente, cosa chiedevano? Un affitto? Si chiama estaglio, comunque una quantità di denaro ingente comunque. Sì, perché il tangente, perché uso questo termine apparentemente forte, perché in ogni caso non è stato dimostrato che non sono proprietari di quei terreni, e li hanno usurpati, quindi adesso questo tentativo è andato. Tra l'altro l'amministrazione comunale aveva denunciato 2 anni fa i soci della cooperativa alla Procura della Repubblica, c'è stato anche un processo penale e i soci sono stati tutti quanti assolti perché il reato non sussiste, nel luglio del 2011, quindi esattamente meno di un anno fa, perché hanno dimostrato appunto di essere lì con questo decreto da 70 anni, non sono certamente degli abusivi. Ma il fatto adesso è che sono stati cacciati via, e comunque questo è evidente che c'è una violazione di un diritto costituzionale riconosciuto, ma non applicato. Il contesto politico qual è? Scusa, non ho capito. Il contesto politico, cioè nella città di Foggia, ho sentito alcune tue notazioni, poi ho letto anche... Ma il contesto politico è strano, perché qui c'è un trasversalismo affaristico che parte dalla destra, finisce passando per il centro, transitando per il centro, arriva a sinistra. Il sindaco si professa di centro-sinistra, però questo non vuol dire assolutamente niente, perché comunque i progetti sono trasversali. È una città in cui addirittura un grave delitto di mafia di un funzionario dello Stato dopo 17 anni non ha nessuna responsabilità, né mandanti né esecutori. Sto parlando di Francesco Marconi, assassinato il 31 marzo del 1995, le indagini sono state archiviate definitivamente nel 2005. È una città carsica, è una città distratta, è una città sorda che non vuole sentire e vedere. Proprio stamattina abbiamo scoperto tra l'altro una immensa discarica di rifiuti molto pericolosi, ci sono di mezzo le ecomafie, insomma un far west alla luce del sole, ben tollerato dalle autorità che fanno finta di niente ovviamente. E dietro ci sono anche le massonerie che contano ovviamente, e le mafie dai colletti inamidati che si sono infilate nelle articolazioni dello Stato e perfino nei tribunali. E il presidente della regione Vendola in questa storia è mai entrato? È stato chiamato in causa, ma anche dalla cooperativa, hanno scritto una lettera anche a lui, ma ormai è passato quasi un anno, non ha dato alcuna risposta, quindi si è completamente disinteressato del problema. Ma c'è da dire che Vendola sta incoraggiando questa sorta di deriva. È stato adottato, come sappiamo, l'anno scorso, qualche tempo fa, dalla Marcegaglia, e nonostante nel 2005 avesse improntato la sua campagna elettorale contro gli inceneritori, contro una certa deriva, contro certe mafie, in realtà quando si è insediato ha cambiato praticamente direzione e ha dimenticato chiaramente anche non solo i principi dell'ecologia, ma anche la democrazia, e sta incoraggiando questa deriva. Pensate che la Marcegaglia è diventata la monopolista dei rifiuti e stanno costruendo inceneritori in tutta la regione in maniera illegale, e questo semplicemente perché diciamo che il governatore Vendola è un po' disattento, ecco, diciamo così. Tra virgolette. Ascolta, in ultimo, presumo che tu sia in contatto in qualche modo con i componenti di queste famiglie che sono state buttate fuori. Sì, devo dire che per la cronaca ieri è stata presentata una denuncia alla Procura della Repubblica per quello che è per i fatti del 30 marzo, per questa violenza, perché non solo hanno usato violenza nei confronti di persone pacifiche, ma sono entrati appunto nelle abitazioni, nei magazzini, hanno filmato. Non c'era alcuna ragione. Poi c'è il caso di questo ragazzo di 20 anni, Daniel, che si è sentito male e nonostante questo continuavano a filmare senza prestare neanche soccorso, insomma cose gravissime che ledono principi fondamentali della democrazia, anche della buona educazione e della civiltà. Della buona educazione, sì, certo. Senti, pensi o sai se avvieranno prossime iniziative?
Ma sicuramente ci saranno pacifiche manifestazioni di protesta, perché comunque loro vivono di questo, dei proventi della terra, Certo. e è un lavoro che, di sacrificio, di sangue, di sudore, non certamente di rendita, quindi non hanno altro se non delinquere. Quindi mi auguro che il governo italiano dia finalmente una risposta, perché qui si tratta di un intervento straordinario, se vogliamo, tra virgolette, ma comunque di un intervento del governo Monti, non certamente dell'amministrazione comunale di Foggia, che pur di raccattare soldi ha usurpato terreni comunali, in sostanza, mettendo sulla strada 30 famiglie di onesti lavoratori nella terra. Gianni, a me non rimane che ringraziarti naturalmente.